Rieccoci qua, ho provveduto a seppellire sotto qualche centimetro di terra gli oggetti. Qui abbiamo, non so se vedete questa ghianda davanti alla punta della piastra, questa ghianda indica la posizione dell'anello in oro bianco. Qui invece abbiamo la collanina, forse la sentiremo un pochino meglio perché per evitare di rovinarla l'ho inserita in una bustina di plastica aggrovigliandola un pochino. Qui invece abbiamo la nostra medaglietta in oro bianco e qui infine abbiamo il pezzo di stagnola. Andiamo subito a vedere come si comportano le macchine. Ho poco tempo perché la batteria si sta esaurendo. Iniziamo subito con la fedina in oro bianco. Addirittura qui la situazione migliora. Abbiamo una segnalazione molto più buona con un'indicazione intorno alla tacca tra il 1 centesimo e 10 centesimi. Andiamo ora a investigare la collanina d'oro. Non la sentiamo più. Si mette anche il vento adesso. Niente. Andiamo sulla questa volta andiamo sulla medaglietta in oro. Nulla. Andiamo adesso sul pezzo di stagnola. Un suono sul ferroso. Andiamo velocemente a prendere adesso il Garrett Ace 350. Accendiamo la macchina, ritorniamo sulla fedina in oro. Suono buonissimo, anche qui migliora addirittura leggermente. Andiamo sulla catenina. La sentiamo, ma la identifica come ferro. Provo a spostarmi. Niente, ferro, ma è un segnale nettissimo. Andiamo sulla medaglietta in oro. Ottimo segnale. Più o meno come prima. Andiamo sulla stagnola. È un segnale altalenante, attenzione. Eccolo qui. Rimbalza tra il ferro, il segnale buono e la stagnola. Andiamo con il drill point. Questo è un segnale veramente buono. Questa è la nostra collanina. Ferro, ma la sente benissimo. La pedina non c'è problema. La stagnola. La stagnola anche in questo caso è un suono un po' particolare, perché anche se tende a rimbalzare tra il suono del ferro e quello dell'elemento non ferroso, si ferma a un certo punto all'interno della scala della stagnola, impuntandosi in un qualche modo, quindi ci fa capire che qualcosa c'è ed è forse stagnola. Voglio rifare questo test. Continua a rimbalzare intorno alla tacca non so se si vede. Però ci si sofferma. Qui invece è molto più netto, sale. Qui è ferro. Qui non ci sono problemi, è un buon oggetto che andremo sicuramente a scavare.
Abbiamo visto quindi un'altra volta una differenza di prestazioni, di performance e soprattutto di comportamento, al di là della performance delle due macchine. Adesso voglio analizzare un'altra cosa, il fenomeno dell'iron masking. Già qualcosa avevamo visto con i tappi, che sembrano creare qualche grattacapo con l'Euro Ace, essendo confusi molto facilmente con delle monete. Voglio invece andare a verificare come si comporta con un oggetto prezioso, quindi una moneta, vicino a un chiodo di ferro, più chiodi di ferro, così come mi è stato anche chiesto da alcuni utenti all'interno dei forum e soprattutto da Gabriele, che saluto tantissimo e che spero di rincontrare molto presto. Un attimo di pazienza per darmi il tempo di preparare il test bed per questa nuova prova. Un attimo, ci vediamo presto.